Eccoci finalmente di nuovo a pesca. È una bella situazione, onda arriva più o meno da sud. Iniziamo con il jig, quindi inizierò con questo jig che, dicevo, abbiamo visto negli short, un jighettino da 12 grammi flatline TG. Pesco leggero oggi perché le condizioni lo permettono. Primo lancio e vediamo che succede. Ho molte esche da provare oggi, piano piano vedo se riesco a provarle tutte. Le condizioni oggi permettono di fare una bella pescata. Vediamo se c'è possibilità di catturare qualche bel pesce. Poco dovrei incontrare qualche amico pescatore e ci facciamo una pescata insieme. Ok, nonostante 12 grammi, questi sono in tungsteno, diciamo sono veramente ridotti come dimensioni nonostante il peso, e si lanciano davvero lontano. Stanno dando una marcia in più questi jig, avete visto in numerosi video. Riesco ad effettuare belle catture, molte catture. Ok, allora prima di arrivare in foce, comunque dove butta l'acqua, perché la foce c'è poco tempo all'anno, diciamo, colgo il jig e mi metto a pescare con questa qui, un'esca nuova. Abbiamo vista, ecco, c'è questa da 18 grammi della Noebi e questa qui che è 14, se non vado errato. Ho fatto il provato per voi, se prendo qualcosa questo video naturalmente verrà inserito in quel provato per voi. Non ho cambiato niente, è tutto originale, spero di non pentirmene in caso di cattura. Come vedete ho lipless, 14 grammi, vediamo come si lancia innanzitutto. Beh, come il jig praticamente è sinking, quindi non posso indugiare molto sul recupero. Faccio un recupero bello del lipless, che si può decidere come farlo muovere, lentamente, veloce. Vediamo se piace a qualche predatore. Questi qua sono 14 grammi e l'altro 18 grammi, permettono di pescare con attrezzatura leggera, si muovono tipo un subwalk, mossi leggermente, non so se riuscite a vederlo, eccolo là, fa veramente un bel movimento, ci pesco un po', il lancio eccezionale, sono silent, non fanno rumore, quindi si basa tutto su vista e le poche vibrazioni che riescono a fare con il movimento. Siano artificiali che possano dare parecchio anche dal kayak. Vediamo se queste armature in caso di attacco resistono. Il movimento, il lancio è buono, quindi si può tranquillamente sperare di riuscire a fare catture. Vediamo che succede. Dopo provo anche quello da 18 grammi, che cambia solo nel peso, la forma e la dimensione è identica a questo qui, cambia il colore. Secondo me sono artificiali che possono dare parecchio, anche se io con i lipless non ho mai, diciamo, non ci ho fatto mai preso troppa confidenza, però ce ne sono alcuni, quelli piccoletti della sala Gear da 8 grammi, mi hanno dato belle soddisfazioni. Magari questi qua, essendo più grossi, potrebbero funzionare su pesci più grossi o comunque lanciarsi più lontano, dare qualche chance in più. Li vedo bene per il movimento che fanno, se ci sono serra e barracuda anche.
che non affonda immediatamente. Ah, c'è del movimento proprio qui davanti a me. Potrebbero essere predatori di caccia di qualche piccola preda qui nell'immediato sottorio, qui nella risacca. Le condizioni ci sono tutte, anche se c'è un'alta pressione in questo momento che non è favorevolissima, ma l'acqua è velata, quindi potrebbe esserci qualche bella sorpresa. Provando diversi movimenti con il Noebi, recuperato in questo modo, praticamente si muove come un subwalk. E lì c'è qualcosa davanti a me. Visto del movimento. Eccoli qua, ci sono mangianze, diversi pesci all'attacco. Vediamo se gli piace questo artificiale. Volevo metterne qualcuno più piccolo, non mi sembrano molto grossi. Ritorno, anzi, utilizzo una gomma, la gomma di Just Fish. Anche per questa ci sarà un provato per voi, e se vedete questa espressione del video significa che avete già visto il provato per voi, che se non mi sbaglio è fatto in spiaggia. Eccole qua, bellissime, guardate qui. Questa purtroppo l'ho pizzicata dentro la scatola, ma secondo me va bene uguale. In questo ambiente potrebbero esserci non solo caranghi, quelli che abbiamo visto in mangianza, ho visto in mangianza poco fa. Vediamo se gli piacciono le gomme. Qui qualcosa c'è, signore. Vediamo un po'. Queste sono le gomme di Just Fish. Sono sicuro che determinate situazioni possono dare parecchie catture. Vediamo un po' se si scatena un po' la catena alimentare. Eccola qui, vedete, bianca, con lo shad, l'ho pizzicata e non si è nemmeno rotto, quindi materiale. Ecco a voi, Simone. Ben arrivati, vedi. Simone, là si passa e là è bascia l'acqua. Tranquillamente, però. Però ci vuole i wolves. L'acqua là. Ci passa. E sentami il beneficio del dubbio. No, guarda là, Duso, va. Duso. No, ok. Ehi, alla miseria, ehi, è bello su, oh. È proprio bello su. Settimana prossima. Vediamo se riusciamo a beccarli con la gomma di Just Fish. Guarda quanto scendeva. Ah, abbiamo avuto delle mangianze. Non attaccano le nostre esche al momento. Toccatina! Oh, ma sono diventate più complicate, una volta erano più fisse. Niente. Allora, proviamo col popper. Ah, come si lancia sul popper? Sciallama dosa. Guarda tu su, è su puro grosso, eh. Niente da fare, oh.
mettiamo il quarto occhio. Allora, popper non ci vanno, dobbiamo rimettere il jig. Vai. Simone in gara il primo. Che artificiale, Simone? Gommina. Gommina? Perfetto. Vediamo, Simone, doppia ripresa. Aspetta. Ecco, vai. Andiamo, allora, Simone. Manco videomaker. Bel pesce con una gommina. Eccolo qua, il carango. Brava Simone. Quindi tu ci cacciò una gomma, quanto è sta gomma? Il? Che cosa? Fa che cazzo! Utilizziamo il classico black minnow, questo bianco. Ho messo la testina da 12 però. Se riesplodono le mangianze, se gli piace il black minnow. Ehi! Bello! Eccolo, bel barracuda. Bello. Rilasciamo. Ok. La cannicella se le cava egregiamente, io non te dava, ma alla canna non le ne frega proprio niente. Sceso cribbio, povera canna, povero muro. Tranquilla, è nuova, come nuova ormai, non ti preoccupare. Ma è l'orario di buio. Critica, io non te l'ho mai creduto. Se ti aprono da che l'hai visto.